Io me lo ricordo come adesso, le campane che si stavano a spezzare, le campane a festa perché si attaccò la guerra, che allora si attaccò la guerra ma non si sapeva, si sapeva che si vinceva la guerra. A mia nonna piaceva tanto raccontare la guerra, o meglio, a me piaceva che mi si raccontasse. E allora nell'aia della cascina ci si sedeva in cerchio e si iniziavano a raccontare le storie della guerra. E quelli che parlavano erano i sopravvissuti a quell'assedio infinito di un aiolo che si chiama Monte Cassino. In quei racconti non c'erano Achille o Ettore, non c'erano eroi. Forse perché nelle guerre vinti e vincitori sono sempre sconfitti. Ti aspettavano la liberazione, però poi è arrivata la violenza. Hanno preso un materasso, a dove si dormiva, l'hanno portato in mezzo alla strada e là, porre Cristo, hanno trovato tutto il sangue, l'hanno proprio rovinato. Abbiamo lottato. Io era nero, la faccia mia era nera invece adesso bianca. Domanda a codesto spettabile ufficio affinché gli venga concesso un sussidio, essendo nel maggio 1944 stata violata dalla truppa di colore. Credo che non ci sia stata una guerra più mondiale, se così si può dire, di quanto lo sia stata questa. Alla fine furono più forti loro, le donne, che le famiglie.